Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di come fare una specie di goniometro laser per scoprire molto rapidamente i gradi della nostra lama, anzi del tagliente della nostra lama. Se vi interessa, restate con me nel corso del video. Andiamo! Bene amici, prima di iniziare vorrei fare una breve premessa. L'idea non è mia. Io l'ho vista sul canale di Felix Himmler, che colgo l'occasione che saluto. Ciao Felix, un abbraccio. E lui ha fatto questo goniometro, anzi lui in realtà ne ha fatti due versioni diverse e volevo farlo anch'io per me e nel frattempo mostrarlo anche nel canale. Quindi io ho fatto una mia versione. E io vi consiglio comunque di andare a vedere anche il suo video perché è molto interessante, lì vi spiega anche tutti i principi che ci sono dietro. Vi lascio il link in descrizione in caso che volete farci un salto e anche un bel canale, quindi ve lo consiglio vivamente. E niente, io volevo fare una versione tutta mia leggermente diversa e sfruttando come materiali un tappo di quelli per i tubi di scarico da 125 mm, poi un pezzettino di legno, un laserino di quelli piccolini piccolini che si trovano anche dai cinesi o su qualsiasi sito cinese. E alcuni elastici di camera d'aria, niente di più. La scala graduata io comunque ve la lascio in descrizione, è un file PDF che potete tranquillamente stampare a casa. Ora, in questo video io non vi mostrerò tutto il processo di lavorazione perché sennò verrebbe un video lunghissimo, vi farò vedere passo a passo tutti i passaggi che io ho fatto per costruirlo. Quindi mettiamoci subito all'opera. Andiamo! Allora, amici, innanzitutto in un negozio di edilizia ho comprato questo tappo per i tubi da 125 mm, ok? L'ho preso così perché almeno così lo posso lavorare meglio sotto. Felix Himmler l'ha comprato quello invece fisso, cioè che già c'è il piatto qua sotto. Ora la prima cosa che faccio è tagliare giusto a metà tra qui e il bordo, ok? Ho già segnato come vedete con la matita. Ora con il seghetto pian piano andrò a segare tutto intorno in modo da avere due pezzi. Eccoci qua, ragazzi. Tagliato. Ora abbiamo due pezzi. Quello che farò ora, il prossimo passaggio, con il Dremel, ripulire tutto le imperfezioni sia di qua che di qua. Una volta pulito con il Dremel, come vedete, entrambe le parti, ora andrò a tagliare questo qua proprio per lungo. Farò solo un taglio netto in modo da poterlo incastrare all'interno. Ora che l'ho tagliato, guardate, entra in modo proprio perfetto. Ecco qua. Vedete? Ok. Questo lo mettiamo via. Ora proseguiamo all'interno. Ho fatto un triangolo partendo dal centro, ok? Quindi lunghezza 4 cm, base 2. Ok? Ora la prima cosa che farò è qua proprio al centro del tappo fare un piccolissimo foro con il Dremel da 1 mm. Ok? Poi con il dischetto taglierò così il triangolo. Lo possiamo fare anche con un seghetto da traforo volendo. Però io ho il Dremel, quindi andrò a utilizzare il Dremel per tagliare questo triangolino che parte giusto dal centro. Ok? Faccio vedere bene. Eccolo qui. Eccoci qua. Ok? E questo è finito. Passiamo ora a questo pezzo qui. Allora, il prossimo passo è prendere un pezzettino di legno, in questo caso un quadratino, dello spessore di 2 cm, 4x3,5. Ok? Poi cosa ho fatto? Ho preso il tappo, l'ho appoggiato giusto sugli angoli, in questo modo. Ok? Poi con una matita ho segnato l'arcata, in modo che andrò a consumare questa parte qua per
precisa, perfetta, in modo che poi andrà incollato qui, questo pezzetto, ok? Quindi adesso andrò a consumare qui, preciso preciso, sulla linea che ho fatto. Eccoci qua, ragazzi. Ora, per renderlo proprio più preciso, prenderò un po' di carta vetrata e la bloccherò così sul tappo. Dopodiché, con calma, farò questo lavoro qua, in modo da renderlo proprio preciso preciso. Eccoci qua, ragazzi. Combacia proprio in modo perfetto. Prossimo step. Allora, qui farò uno scasso, in pratica, ora vi faccio vedere cosa intendo dire. Rimuoverò questa parte, tutta lunga qui. Quindi con il Dremel, piano piano, o anche con il seghetto possiamo farlo, farò saltare praticamente questa parte qui. Ok, tutta questa parte qua. Vedete? Ok, lo scasso è stato fatto. Ora, qui andrà appoggiato il laser e come potete vedere rimane proprio incastrato, ok? Ora, in teoria questo pezzo sarebbe anche finito, l'unica cosa che ci devo passare un po' di colore e mettere un pezzo di camera d'aria, semplicemente, in modo che la camera d'aria, quella di far rimanere bloccato il laserino. Poi, altro passaggio, torniamo al tappo, che ancora mancano un paio di cosine al tappo. Farò un foro al pezzo esterno, che è la fascia esterna. Farò un foro con una punta da 10 proprio al bordo, ok? Quasi, non dico da toccare il bordo, ma quasi, lascerò giusto un paio di millimetri. Farò un foro proprio all'opposto del taglio, in basso. Eccoci qua, forato. E nel frattempo, dopo l'ho messo anche qui, ok, e ho forato anche questo qua, prendendo però giusto la linea del triangolo. Vedete che combacia proprio con la punta del triangolo, ok? Anche da dentro si vede, guardate, va proprio ad allinearsi con la punta del triangolo, in pratica. E questo poi andrà sopra e andrà così, ok? Dopodiché ora prenderò questo pezzetto, lo posizionerò proprio sul bordo, lo farò combaciare con lo scasso e il foro, farò combaciare entrambe le cose, perché poi ovviamente dopo, in un secondo momento, questo andrà fissato così, uscirà il puntino laser dal foro. Ora, quello che farò, pulirò bene le superfici e andrò a incollare con un bel po' di colla. Penso che userò l'Attack. Andiamo. L'ho bloccato con una morsa e ora lo lascerò asciugare qualche ora. Eccoci qua, amici, incollato, ok? Vedete come rimane? Ci manca ancora un'ultima cosa. Andiamo ad allineare tutto quanto. Ecco qua, anche il foro. E ora chiudiamo la parte inferiore, stringiamo bene e prendiamo giusto la linea che taglia tutto quanto, quindi dalla punta al centro finendo qua, in pratica, ok? Io qua già ho fatto un segnetto che mi indica il centro di tutto quanto, in modo che sia tutto ben allineato, ok? Qui ho fatto fare una stampa con già dei gradi. Quello che farò è andare a ritagliare e attaccarlo qui. Ora vi farò vedere comunque. Questa stampa io comunque ve la lascio in descrizione se la volete scaricare, è un file PDF, lo stesso file che trovate anche nella descrizione del video di Felix Himmler, ok? Ora con una forbice andrò a ritagliare perfettamente il rettangolo e poi lo andremo a incollare. Eccoci qua, amici,
La scala graduata è stata ritagliata. Ora possiamo smontare tutto quanto e ci serve solo questo pezzo. Questa scala graduata adesso dovrà andare incollata qui in basso, eccoci qua, ok? Così utilizzerò della colla per la carta e lo incollerò. Ma prima voglio plastificarlo con un po' di scotch trasparente. Andiamo. L'ho prima plastificata, poi con della colla per la carta ho incollato la striscia graduata, come potete vedere, ok? Giusto sul punto, quindi lo zero deve combaciare sul punto che incrocia tutto quanto, ovviamente. Ok? Ora non ci rimane che montare per benino il tutto e andarlo a provare. Ecco qua. Così vi spiego come funziona. Allora amici, mi stavo dimenticando una cosa, ho fatto anche un'altra piccola correzione per la regolazione del laser, ok? Quindi ho fatto il buco più grande in modo che io posso regolare l'avanzamento del laser, ok? Quindi lo posso regolare avanti e indietro. Ho solo allargato i fori. Allora amici, andiamo a vedere come farlo funzionare. Innanzitutto accendiamo il laserino, ok? E andiamo con la ghiera a regolare il punto laser, che ovviamente si proietterà sulla scala graduata. Lo andiamo a regolare proprio sullo zero, in modo preciso. Ecco qua, vedete? In questo modo il pallino sta proprio sullo zero. Ora non ci rimane che inserire un coltello all'interno. E cosa avviene? Che il fascio del laser viene diviso in due dalla lama, ok? E quindi ci dà un grado da un lato e un grado dall'altro. A noi quello che interessa è solamente puntare. Vediamo se riesco a farvi vedere un po' meglio. Ecco qua. Allora, ragazzi, quello che dobbiamo fare noi è tenere innanzitutto il coltello dritto, ok, davanti al laser. Cosa importante? La luce del laser alla lama ci sono 2,5 cm circa, ok? Per questo, per avere una maggiore precisione. Cosa andiamo a fare? Semplicemente andiamo, è più difficile a mostrarvelo che a farlo. Allora, andiamo a dividere il fascio giusto al centro e come vedete si vanno a creare due puntini, due pallini. L'unica cosa che dobbiamo fare è muovere la lama affinché i due pallini combaciano ugualmente sia da un lato che dall'altro e ci danno già un numero. In questo caso io so perfettamente che il mio Mora è affilato a 26 gradi, quindi sono 13 da un lato e 13 dall'altro, come potete vedere. Non so se riuscite a apprezzare bene. Comunque sono 13 da un lato e 13 dall'altro, perché il pallino si dividerà in due pallini che ci daranno i gradi sia da una parte che dall'altra. L'unica cosa, dobbiamo riuscire a rimanere con la lama ferma e inquadrare i due pallini in modo che ci dà la stessa lettura sia un lato che dall'altro. Quando i pallini sono sullo stesso numerino sia a destra che a sinistra, abbiamo praticamente la lettura precisa. Ok, in questo caso ecco qua, vedete, 13 e 13, 26. In pratica è una questione di trigonometria e del riflesso della luce, ok? Si basa proprio su questo il principio. Ha due però svantaggi questo sistema con il laser. Uno è che le lame devono essere lucide, ok? Se sono nere, per esempio con le vernici nere, non riflette la luce, di conseguenza non riusciamo a vedere bene. E un'altra cosa invece fa un po' più fatica con i coltelli che hanno il filo convesso. Il convesso, purtroppo, ora vi mostro cosa intendo dire, non fa dei pallini ma fa un fascio largo, proprio perché la convessione della lama, del bisello, va ad aprire il fascio e di conseguenza non ci dà una lettura chiara, come potete vedere. Invece di esserci un pallino c'è un fascio, perché proprio la convessione del coltello fa in modo che il raggio viene proiettato in più punti, ok? Però per il resto funziona bene. Ah, un'altra cosa, può capitare che il pallino laser con certi coltelli si divide in quattro pallini, vedete?
due più larghi e due più stretti. Allora, lo faccio vedere meglio. Ecco qua, vedete, in questo modo penso che si riesce ad apprezzare meglio. Ok? I due più larghi indicano ovviamente il primo tagliente, quello proprio il micro bisello. Ok? Invece quelli due più stretti, piatto del coltello. Andiamo a vedere quanto è questo qui, a quanto è affilato. Vediamo un po' se riesco a mostrarvelo mentre faccio. Ecco qua. Oh, vedete? Allora, il micro bisello sta a 14 per lato, quindi sono 28 gradi. E poi invece il piatto, che è molto sottile, va intorno ai 10 gradi. Vai. Quindi sono 18 gradi, via, ok? Quindi piatto 18, e invece qui il micro bisello sta a 28 gradi. Molto semplice, molto rapido. Non vi sto a spiegare tutti i principi perché ci sono dietro, perché io non sono molto bravo in trigonometria, quindi lascio perdere. In più, se avete un laser più buono di questo, uno magari un pochino anche più potente, i puntini si vedranno meglio, perché questo non è molto potente, quindi già dividere il fascio perde parecchia luce, e quindi i puntini possono venire un po' sfocati. Però se acquistate un bel laserino un pochino più potente, sicuramente i pallini si vedranno meglio. Bene amici, siamo giunti al termine del video. Che dire, progettino veramente sfizioso, mi sono anche divertito a costruirlo. Così ho la possibilità di vedere subito a che livello sto come gradi. E è interessante, vale anche per i piccoli coltelli, quindi Victorinox, Opinel, tutte queste lame piccoline, funziona benissimo lo stesso. L'unica cosa che non ha molta precisione con i coltelli a lama convessa, perché ovviamente la convessione apre il punto luce e di conseguenza la misurazione non è proprio precisissima. Invece con tutti i coltelli a lama piatta il punto si divide nettamente a metà, anzi più è piatto e meglio è, e quindi i puntini sono più nitidi e più netti. Ok? Ovviamente nel video di Felix Himmler ci sono anche altre due versioni molto interessanti, però valutate voi quella che più vi aggrada, quello che più vi piace, se volete farlo. Ok? Bene, che dire amici, come sempre prima di lasciarvi vi ricordo la mia pagina Instagram, dove pubblico i miei lavori, alcune skill e tanto altro, quindi se volete potete seguirmi anche sul mio Instagram. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io vi ringrazio di cuore per la visione e spero che vi possa essere utile il progettino, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!